Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Iniziamo ricordandovi che per continuare questo servizio la nostra TV ha anche bisogno del vostro aiuto. Come? Noi chiediamo alle associazioni varie di fornire notizie di pubblica utilità al nostro indirizzo di posta elettronica, che è il seguente: teleradio@gottolengo.com. Oppure di lasciare le informazioni presso l'ufficio parrocchiale, che è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 11. La collaborazione non si esaurisce certo qui. Noi cerchiamo giovani attenti e consapevoli, con attitudini tecnologiche, disponibili ad imparare le tecniche della ripresa e del montaggio video. Chi volesse contattarci può farlo ogni venerdì sera presso la nostra sede oppure col numero 030 95 17 483. Per coloro che ci seguono su internet, siamo visibili su Facebook, su YouTube e anche sul sito parrocchiale www.parrocchiagottolengo.it, che contiene al suo interno tutte le realtà parrocchiali. L'editoriale di questa settimana di Don Arturo ha per titolo "A Lund l'impossibile diventa possibile". Cari amici, l'apparentemente impossibile con Papa Francesco è diventato possibile. Cattolici e protestanti possono stare insieme davanti al Signore, confessare la fede nella sua qualità di risorto, vivente, salvatore del mondo, ringraziarlo perché ha dato ai suoi discepoli di comprendere insieme che il Vangelo ha il primato della vita di ogni cristiano e che la Chiesa ha bisogno sempre di essere riformata per essere il corpo di Cristo nella storia. Mi pare che questa sia un po' la chiave di volta per interpretare e apprezzare l'incontro di Papa Francesco con i luterani nella giornata del 31 ottobre scorso. Va riconosciuto che Papa Francesco, proprio nei confronti dei protestanti, ha segnato un atteggiamento nuovo, anche rispetto alle proprie posizioni del passato. Un atteggiamento, sappiamo bene, peraltro, non condiviso da una parte dei cattolici stessi. Non a caso la sua partecipazione alla commemorazione della Riforma nel 500° anniversario, ecco, del suo inizio ha posto e pone dei problemi. Se infatti la celebrazione era prevista da anni nel mondo protestante ed è stata preparata anche da un documento redatto da una commissione teologica bilaterale cattolici-luterani che invita a passare dal conflitto alla comunione, ci si è tuttavia interrogati fino allo scorso anno sulla possibilità e l'opportunità che anche la Chiesa cattolica partecipasse a tale evento. Ma Papa Francesco, con la sua capacità di porre gesti profetici, ha manifestato la volontà di prendere parte alla memoria celebrata a Lund. E alla sua audacia ha risposto l'altrettanto sofferta e coraggiosa decisione della Federazione Luterana Mondiale di accogliere l'inattesa richiesta e invitare formalmente il Papa. Certo, le divisioni per ora rimangono e sembrano lontane dalla loro ricomposizione. Ma nell'approfondimento della fede ci sono stati passi significativi di profonda convergenza, tanto da rendere possibile ciò che fino a pochi decenni fa pareva un'utopia: il volto di Dio testimoniato insieme dai cristiani risplende di luce evangelica, meno deformato dalle antiche rivalità tra confessioni religiose contrapposte. In ogni caso, Papa Francesco
pratica testardamente la cultura dell'incontro, del dialogo, della vicinanza concreta all'altro e li rinnova ogni giorno in questo mondo sempre più segnato da scontri, distanze, innalzamenti di muri, esclusione del diverso. Una forte e ferma posizione che dà proprio volto e spessore della meravigliosa forza della speranza cristiana. Pace, bene e tanta serenità. Buona domenica e buona settimana a tutti. San Martino da Tours, il santo più popolare d'Occidente, è originario della Pannonia. Nacque nel 316 d.C. Il padre, tribuno di una legione romana, gli diede il nome Martinus, consacrato a Marte, in onore del dio della guerra. Da bambino si trasferì a Pavia con la famiglia e, quale figlio di veterano, divenne soldato. Fu poi mandato in Francia, dove raggiunse il grado di ufficiale. Proprio in Francia avvenne il celebre episodio del mantello. Durante una ronda notturna, Martino vide un povero mendicante nudo e infreddolito. Mosso a compassione, divise a metà il suo mantello e ne diede una parte al mendicante per ripararlo dal freddo. Nel Medioevo la festa di San Martino era molto sentita e costituiva una delle principali dell'anno, così come fervente era la venerazione nei confronti del santo. Essendo un capodanno, si celebrava con mangiate e bevute, che suggellavano anche la conclusione delle attività agricole. Protagonista delle tavole era l'oca, ma per i meno abbienti poteva essere anche un'anatra o una gallina. I festeggiamenti erano caratterizzati da falò, processioni e scambi di doni. Anche San Martino, infatti, era un tempo una figura portatrice di regali ai bambini al pari di Babbo Natale e Santa Lucia. San Martino in Campania ha sempre rappresentato la chiusura dell'annata agraria e dei contratti agrari che scadevano proprio in novembre. Il contratto di lavoro dei contadini poteva essere rinnovato meno e, se non lo era, significava perdita del lavoro, ma anche della casa e la conseguente ricerca di un altro impiego e di un altro alloggio. L'11 novembre era dunque il giorno dei trasferimenti, in cui si preparava il carro con le misere proprietà che accompagnavano i contadini di casa in casa e di cascina in cascina. I mobili, le galline e il maiale, la biancheria, le pentole e i piatti, oltre a tutti i componenti della famiglia che lasciavano casa e certezze per iniziare tutto di nuovo. Questa usanza del trasloco fissato per San Martino si è diffusa a tal punto che nacque il detto fare San Martino, ancora molto diffuso, che sta proprio a significare il trasloco, il trasferimento o il cambiamento di lavoro. L'ATS, Agenzia Tutela della Salute di Brescia, ha avviato la campagna anti-influenzale 2016-2017. Presso il nostro palazzo comunale le vaccinazioni si effettueranno nei giorni di giovedì 17 novembre e giovedì 24 novembre dalle ore 8.30 alle ore 12. Per ulteriori informazioni consultate il sito www.ats-brescia.it. In questi giorni in cui la nostra Italia è messa a dura prova dalla forza della natura, Gottolengo è fiero di ospitare il progetto 100 maghi per la vita, uno spettacolo magico di beneficenza organizzato dal Cardini Club, delegazione bresciana del Club Magico Italiano. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare a questo spettacolo di solidarietà che si terrà al Teatro Zanardelli oggi, domenica 13 novembre, alle ore 21. Il costo dello spettacolo è di 10 euro, mentre per i bambini fino a 8 anni di 5. L'intero ricavato andrà a sovvenzionare la ricostruzione di una scuola di Arquata, tragicamente colpita dal sisma. Questo progetto nazionale è proposto in collaborazione con la Fondazione Mago Sales e vedrà l'esibizione di 7 soci della delegazione bresciana del Club Magico Italiano. Un'iniziativa veramente magica, vi invitiamo a partecipare numerosi. Una poliedrica Evan Cigala ha allietato presso la sala comunale delle riunioni il giovedì delle signore di Serate Rosa. Vediamo subito uno stralcio della serata con le immagini raccolte dal nostro operatore Mirko.
espone la tua ombra alla mia vista, che non ha più sguardo. Gioiello che incastonato la notte spettrale, ridona una bellezza al nero della notte e giovinezza al suo viso di vecchia. Così di giorno le membra e la mente di notte, per causa tua e mia, non trovano quiete. Shakespeare morì il 23 aprile del 1616. Fu profumato, steso sul letto, avvolto da fiori erbe. La salma fu vegliata fino alla sepoltura, quindi venne avvolto in un sudario di lino e dopo due giorni portato per il sentiero di funerali fino alla Holy Trinity Church, dove era stato battezzato, la chiesa parrocchiale di Stretford. Questo privilegio non è fu dovuto alla sua fama come scrittore, ma al pagamento di una quota della decima della chiesa. Pagava 440 sterline. Sul muro nei pressi della sua tomba si trova un monumento, commissionato probabilmente dalla sua famiglia. È un busto che mostra Shakespeare nell'atto di scrivere. L'epitafio sulla sua tomba recita: caro amico, per Gesù Cristo, evita dallo smuovere la polvere qui contenuta. Benedetto colui che custodisce queste pietre e maledetto colui che disturba le mie ossa. E proseguono le proposte di serata rosa presso la sala delle riunioni in via Zaccarini Sandrini con il programma di novembre. Giovedì 17, grande tombola con tombolone finale. Giovedì 24, serata dedicata alle nuove regole del codice della strada presentata dall'autoscuola Fedro. Meteo della settimana. Avremo una settimana abbastanza soleggiata con temperature nella media che si attesteranno tra i 4-6 gradi di notte e 10-12 gradi di giorno. L'assenza di nebbie sarà dovuta ad una costante ventilazione da nord-nord-est. Animali da compagnia. Non importa se il nostro cane faccia parte di una razza amante dei freddi, come ad esempio l'husky. Il primo quesito da porsi sempre è: fuori o dentro casa? Innanzitutto bisogna seguire la naturale inclinazione del cane. Se il cucciolo di casa ama trascorrere le proprie giornate all'aperto, anche con pioggia e neve, non è il caso di costringerlo a una reclusione forzata. È tuttavia necessario valutare bene a quale agente atmosferico l'animale verrà sottoposto, anche in relazione al suo tipo di manto. Per i cani a pelo corto o cortissimo, una mantellina impermeabile o un caldo cappottino non faranno di certo male. Utili anche delle ciabattine in stoffa per proteggere le zampe, qualora il cane le sopportasse. Alcune sostanze sparse sulla strada per favorire il reflusso dell'acqua o impedire che il fondo si ghiacci, infatti possono risultare irritanti. Per i mestieri di una volta, l'arrotino. Quello dell'arrotino era un mestiere ambulante, spesso tramandato di padre in figlio e talvolta esercitato come secondo lavoro nei mesi invernali. L'arrotino passava di casa in casa, di paese in paese, al grido «Donne, è arrivato l'arrotino!». L'attrezzatura per affilare lame di coltelli e forbici, in tempi lontani, era trasportata a dorso d'asino. In tempi più recenti, invece, con una bicicletta, adeguatamente trasformata in modo da servire sia come mezzo di trasporto sia come attrezzo da lavoro. L'arrotino azionava la molla a forza di gambe, muovendo i pedali della bicicletta che, tramite una cinghia, faceva girare a sua volta la ruota ambulante. Sopra di essa veniva allestito un piccolo serbatoio da cui l'arrotino lasciava cadere una piccola quantità di acqua che serviva a raffreddare la molla. Finito il lavoro, riscuoteva quanto gli era dovuto e ripartiva per un altro paese.
Ed ora un proverbio. La terra le mama, miga madrigna. Che significa? La terra è madre e non matrigna, ovvero la terra si dimostra generosa con tutti coloro che la trattano bene. E passiamo al calendario liturgico di questa settimana. Oggi domenica 13 novembre, una messa in parrocchia alle 18:30 per il defunto Puzzi Giuseppe, Cesare e famiglia e Tomasoni Tommaso. Lunedì 14 novembre, una messa in oratorio alle ore 8 per i defunti della famiglia Stringhini Bianchi e una messa in oratorio alle 18:30 per il defunto Lorenzi Renzo. Martedì 15 novembre, una messa in oratorio alle ore 8 per i defunti della famiglia Stringhini Barozzi, una messa in oratorio alle ore 18:30 per il defunto Ardenghi Giovanni, alle ore 20:30 in oratorio la messa per il rinnovamento nello spirito, adorazione eucaristica e preghiera di guarigione. Mercoledì 16 novembre in oratorio una messa alle ore 8 per il defunto Angelo, una messa in oratorio alle ore 18:30 per i defunti Santa, Rodolfo e Antonio. Giovedì 17 novembre una messa in oratorio alle ore 8 per i defunti Biazzi Giovanni, Tommaso e Biagio, una messa alla casa di riposo alle ore 16:30 per il defunto Bianchi Giuseppe, Zacco Bernardo, Frossi Maria e Zacco Francesco e poi una messa in oratorio alle ore 18:30 per i defunti della famiglia Gatta e Tomasoni. Venerdì 18 novembre una messa in oratorio alle ore 8 pro populo, poi la messa in oratorio delle 18:30 per il defunto Belasina I, Franco e Caterina. Sabato 19 novembre una messa alla casa di riposo alle ore 16:30 per il defunto Zucchelli Angelo e una messa in parrocchia alle ore 18:30 per il defunto Giuseppe e Regina Favalli. Dalle ore 9 alle ore 11 è possibile confessarsi in parrocchia. Domenica 20 novembre una messa in parrocchia alle ore 8 per il defunto Alfano Antonia, una messa in parrocchia alle ore 10 per la defunta Galvan Giuseppina e per i defunti della famiglia Cavagnoli Giovanni. Una messa in parrocchia alle ore 18 col canto dei Vespri Solenni e una messa in parrocchia alle ore 18:30 per il defunto Italo Giglioli e Perini Battista e famiglia. Domenica 13 novembre è la giornata del ringraziamento, c'è la raccolta mensile a favore del centro sportivo dell'oratorio. Da martedì 8 novembre presso l'ufficio parrocchiale si riceveranno le intenzioni per le sante messe del 2017. Mercoledì 16 novembre alle ore 15 la Bella Età gioca alla tombola e alle ore 20:30 c'è l'incontro pro famiglia presso la famiglia Rotelli, Antonio ed Ernesta. Giovedì 17 novembre alle ore 20:30 c'è l'incontro della commissione di pastorale sociale. Sabato 19 novembre c'è la raccolta di San Martino a sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto del centro Italia. Si raccolgono indumenti, abiti, scarpe, borse davanti all'oratorio. Domenica 20 novembre pranzo in oratorio per tutti i collaboratori parrocchiali. Le iscrizioni sono presso l'ufficio parrocchiale entro il giorno 16 novembre. E con questo è tutto, vi auguro una buona domenica, un buon proseguimento di settimana.